Ricominciamo appunto con la seconda parte dell'evento dedicato alla relazione da parte dei tavoli di lavoro. Anche loro ci riferiranno su quelle che sono le problematiche legate ai due argomenti all'ordine del giorno, che sono l'organizzazione e la comunicazione del gruppo romano, dal punto di vista, se vogliamo, di un discorso più trasversale che non territoriale, poiché non tutti gli attivisti partecipano in contemporanea sia ai gruppi municipali che ai gruppi tematici dei tavoli di lavoro. Quindi vedremo delle prospettive forse diverse, perché a questo punto un tavolo accomuna attivisti provenienti da più municipi e sicuramente ci saranno problematiche comuni e magari ci saranno anche problematiche distinte rispetto a quelle che abbiamo ascoltato durante la prima parte dell'evento. Alla fine di questa seconda parte verrà in qualche modo presentata una considerazione generale da parte di alcuni portavoce, sia a livello comunale che a livello municipale che a livello nazionale. L'intento è quello di fare una sorta di incontro conclusivo per trarre tutti quelli che sono gli spunti comuni che abbiamo ascoltato questa mattina e che andremo ad ascoltare adesso. Passerà tra di voi Stefano con un foglio per raccogliere alcune domande che poi avrete voglia di porre sia ai relatori di questa mattina che a quelli che interverranno nel pomeriggio. I tempi sono anche qui abbastanza stretti perché ci sarà circa un'ora e mezza, se non erro, in base all'ordine del giorno, di confronto con tutti voi su questi due aspetti. Non si arriverà a nessuna conclusione quest'oggi per una questione anche di rispetto di coloro che non sono potuti intervenire o di coloro che non sono voluti intervenire perché forse non hanno afferrato che non era un intento polemico questo, ma era un intento costruttivo. E mi auguro che questa non sia l'ultima, bensì la prima di tutta una serie di incontri, perché scriversi è importante, ma parlarsi, conoscersi e anche guardarci in faccia, talvolta si superano delle incomprensioni che sorgono soltanto perché non ci si riesce ad ascoltare bene. Di conseguenza io veramente mi auguro che possa essere il primo di tanti, perché abbiamo tanto lavoro da fare e talvolta si perde tempo più all'interno che non all'esterno del Movimento 5 Stelle, e questa cosa talvolta è veramente triste e ancora più grave. Però ecco, mi pare che si sia posta una buona base della base e di conseguenza buon proseguimento a tutti. Primo tavolo. Primo tavolo. Primo tavolo, accoglienza, Giacinto Di Donato. Ciao a tutti, buonasera. Allora, il gruppo accoglienza, io Giacinto Di Donato, come detto originariamente chiamato GAO, poi gruppo accoglienza per una serie di ragioni che magari ci esporremo in un altro momento. Il taglio di questa assemblea oggi è quindi comunicazione e quello che si può fare per parlarci un po' di più. Una cosa che mi ha sempre dato molto fastidio era il pensiero che camminando per strada potessi incontrare qualcuno di voi, non ci conoscevamo, nemmeno ci saremmo salutati per strada, e poi magari uno andava al banchetto al proprio municipio, uno all'altro, a fare la stessa cosa, cioè a dare volantini. Quindi mettiamo in gioco la nostra vita, quello che facciamo, e poi non ci conosciamo, non sappiamo chi siamo. In quest'ottica, con Ximena che sta laggiù, che ha curato per la TFE, magari alcuni di voi mi è anche sembrato di capire che non sappiano cosa sia la TFE, Ximena che ha curato l'accoglienza in TFE, decidemmo un anno fa, un anno e poco più fa, di creare un gruppo intermunicipale, appunto per favorire la parola tra i municipi, conoscerci un po', capire quello che facciamo e come funzioniamo. A settembre scorso abbiamo fatto una riunione e abbiamo messo quelli che erano le regole, i paletti, diciamo, per l'ingresso in questo gruppo, e sono molto semplici, nel senso abbiamo chiesto a ciascun municipio, grazie,
a ciascun municipio di indicare due referenti accoglienza. Lo scopo è rifare qualche evento accoglienza a Roma come non se ne fanno da un paio d'anni, con portata comunale, cioè basta farlo soltanto nel singolo municipio, comunque continuare a farlo nel singolo municipio, ma farlo anche per tutta Roma, perché quando siamo tanti come oggi attiriamo più gente, attiriamo più l'attenzione e le persone si avvicinano magari e più facilmente a un gruppo di 150 persone in mezzo a una piazza piuttosto che al classico banchetto con 10 attivisti. Quindi lo scopo era questo. E quindi dai vari municipi, con un po' di screzi che ci sono stati, ma tanto guardiamo avanti, ci interessa poco quello che è passato, poi lo chiariremo con chi ha avuto problemi, e sono arrivati due referenti accoglienza per ciascun municipio con il verbale di nomina fatto dal gruppo municipale. E quindi abbiamo un tavolo con in teoria 30 persone più Ximena ed io, che siamo i due coordinatori, fino a marzo. Poi il tavolo eleggerà altri due coordinatori a marzo. Ora abbiamo scoperto questo. Alle volte abbiamo capito che i referenti accoglienza, quando facevamo una riunione all'interno del nostro gruppo, non sempre riferivano al singolo gruppo municipale quello che si era detto e quello che è accaduto, perché questo gruppo accoglienza, che doveva partire soltanto con un evento per portare nuovi simpatizzanti attivisti all'interno del movimento a farci conoscere, si è beccato tra capo e collo quello che è stato l'evento del CAI del 30 novembre, al quale alcuni di voi avranno partecipato, perché è una sorta di esigenza di dare maggior visibilità ai nostri quattro portavoce comunali, consiglieri comunali, perché poi i cittadini portavoce lo capiscono male, mi sono accorto. Quando dici portavoce non lo capiscono ancora cosa sia, allora gli diciamo consiglieri, portavoce eletti. E quindi, torno a prima, questo gruppo accoglienza si è messo anche ad organizzare eventi, che è stato un motivo di critica forte che abbiamo ricevuto. Però, a parte una realtà su Roma che organizza eventi, che appunto è la Task Force Eventi, null'altro si poteva muovere, quindi la partecipazione era abbastanza bassa alla parte attiva, che non sia soltanto andare a fare propaganda per strada e volantinaggio, ma quella anche di organizzare qualcosa e sentirsi un po' più parte che porta il marchio del Movimento 5 Stelle, che porta la nostra idea in giro per la città. E quindi adesso, sulla scorta di quella prima esperienza del CAE, questo stesso gruppo sta organizzando il 14 marzo all'Arco Appio Claudio, che sarà un altro evento accoglienza, ma sarà per non far spegnere i riflettori su quella che è stata e che è Mafia Capitale, e per far parlare anche la gente, perché dobbiamo un po' ricominciare a far sentire la rabbia, no, delle persone, che c'è sempre di più e che si sente ma che non ha voce. E quindi, invece che, abbiamo pensato, e poi ritorno al discorso comunicazione interna, invece che fare la kermesse dei nostri portavoce che vanno e che raccontano cosa fanno nelle istituzioni, cosa hanno fatto negli ultimi 50-100 giorni, e abbiamo visto che alla fine la gente non lo prende, non attecchisce questa nostra continua informazione che facciamo sui canali social e anche per strada, allora facciamo parlare le persone e i portavoce risponderanno. Questo è quello che in linea di massima verrà il 14. Ma tornando a noi, all'oggetto di oggi, la cosa importante per la quale abbiamo voluto costituire fortemente, vogliamo, questo gruppo, e ci auguriamo che ne sorgano di altri intermunicipali, cioè tra persone che provengano dai vari municipi e che si siedano tutti quanti insieme, è la circolazione delle idee e che i municipi si muovano un po' tutti insieme. Cioè, Roma venne divisa in municipi per spartirsi l'elettorato romano, e questo è stato fatto, correggetemi chi ne sa più di me, negli anni 70, e noi viaggiamo chiusi dentro questi muri municipali. Allora è importante che l'attivismo, la base, si formi nei municipi, perché là poi ci si conosce, ma è importante che lavoriamo insieme. Noi siamo una città, siamo la città più grande d'Italia, siamo Roma, e Roma, se ci avete fatto caso, all'interno del movimento non è che brilli di luce propria particolarmente, quindi forse manchiamo in qualcosa un po' tutti. Quindi la ricerca è questa, ripeto, speriamo che vengano fuori altri gruppi, e magari che venissero fuori con il metodo che ci siamo messi in testa di attuare, e aiutateci a correggerlo se non andasse bene, che è quello di avere la rappresentatività, che non prendete la rappresentanza, l'elezione, è semplicemente la nomina. Ciascun gruppo municipale indica una o due persone. Questo dovrebbe responsabilizzare sia il gruppo municipale, che ci auspichiamo non mandi l'ultimo degli arrivati a sedere a un tavolo intermunicipale, manderà qualcuno che è capace, che ha voglia, che sta nel movimento da un po' di tempo, e così questa stessa persona che viene indicata e siede a un tavolo intermunicipale e deve fare qualcosa, organizzare un evento, tirare fuori una delibera, studiarsi delle carte, qualunque cosa sia, deve poi relazionare il proprio gruppo, affinché con questa moria che abbiamo di canali di comunicazione comuni, perché ora ci mancano, almeno tutti quanti possono sapere che cosa fanno i vari tavoli. Io per esempio, con alcuni amici del movimento, conoscenti o altre, alle volte mi scontro perché dico: ma quello che fai te non si sa, quello che fa il tavolo bilancio, dico, per dire, non si sa,
È pur vero che non si sa perché sono io che non vado a informarmi e non accedo alla pagina Facebook o dove altro scrivano, però è anche vero che non arrivano le notizie se non te le vai a cercare. Quindi ecco, il senso è sostanzialmente questo, cercare di fare in modo che quante più persone possibili abbiano accesso alle informazioni dei gruppi di lavoro che lavorano su cose che ci riguardano tutti. E ne parleremo, finiti questi 7 minuti, magari insieme con qualcuno che avesse voglia. Il principio è proprio questo: nessuno mette bocca sulle regole di rotazione all'interno dei municipi. Se ciascun municipio decide che un referente è in carica per 12 mesi, fatti di quel municipio nessuno dice nulla, mediamente si era detto 6 mesi, comunque qualunque sia il tempo, siede a quel tavolo, in questo caso il tavolo accoglienza, per 6 mesi, scaduti i quali se ne va, viene cancellato dalla pagina Facebook o dal Meetup o dovunque sia, e viene un'altra persona al suo posto. E quindi questa rotazione è continua. Questo che comporta? Comporta che non ti fidelizzi mai fino in fondo, comporta che forse quella conoscenza tecnica che hai, ma non è il caso dell'accoglienza evidentemente, non diventa mai di un livello superiore, quindi alla fine una persona con la quale stavi collaborando bene ti cambia a fianco dopo 6 mesi. Però noi siamo anche per una conoscenza collettiva, per aumentare la nostra capacità di relazionarci e di parlare. Quindi anche se c'è questo, diciamo, dato negativo del continuo ricambio, è buono perché alla fine dopo 2 anni, 3 anni di attività tu avrai portato della gente a contatto con un gruppo, 50-60 persone, e alla fine poi magari là si decide di cambiare le regole, di cristallizzare un po' più le persone, di tenersi qualcuno che è stato più capace, ma quello lo si decide insieme. Quindi questa rotazione continua è quello che speriamo possa essere un buon sistema per rimanere quanto più possibile aperti sostanzialmente, affinché non ci siano troppe figure che siano sempre lì, sempre in quello stesso posto e magari a commettere sempre lo stesso errore, perché tutti quanti sbagliamo, e soprattutto parlare tra municipi. La cosa che ci manca e che manca a questo gruppo è un posto come era prima il .com o il .it, adesso nel nulla, siamo in una nube, dove parlare e confrontarci e soprattutto dove dire agli altri quello che facciamo, perché è quello che manca. Se non ce lo diciamo tra di noi, se non usiamo queste occasioni, nessuno di voi saprà mai che il 14 marzo abbiamo chiesto l'ospite, che è partita una settimana fa, con anche delle piccole incomprensioni che ci sono state. Marcello, che adesso non vedo ma è dovuto intervenire perché con il portavoce del municipio di competenza, che è il 7° dove si fa l'evento, non si capiva chi dovesse presentare l'OSP. Gli abbiamo chiarito che era il comune a presentarla, perché beneficia il gruppo comunale di un rimborso sulle spese che si affrontano, perché ogni cosa che facciamo purtroppo ha un costo, anche se bassissimo. Per il CAE abbiamo speso 1.300 euro. Questo è il budget minimo. Per quell'evento chiedemmo un contributo a ciascun municipio di 50 euro, appunto per questo discorso di parlarci, di stare insieme e di cercare un po' di avere un po' di unione tra tutti. Se volete, noi siamo in giro, dopo domande e parlarne siamo qui. Vi ringrazio. Prima di intervenire col secondo tavolo, chiedevo la possibilità dei relatori di questa mattina di tornare un attimo con noi per fare una sorta di relazione sintetica di tutte quelle che sono state le proposte presentate, in modo poi da dirle a tutti quanti. Quindi, se cortesemente i 12 relatori di questa mattina vengono un attimo qui, brevemente facciamo il punto della situazione con loro. Grazie. Secondo tavolo. Tavolo insieme, Valerio De Santis. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Mi trovo qui a presentare questo tavolo, il tavolo insieme,
che diciamo per molti di voi sarà un oggetto misterioso perché è un tavolo di costituzione relativamente recente, che è stato messo insieme con lo scopo di trovare un percorso comune di riappacificazione tra le tante realtà comunicative, informative e organizzative che si sono venute a creare in questi ultimi anni all'interno dell'attivismo romano. In particolare nasce con l'esigenza di dar seguito a quello che è il bisogno sentito da molti attivisti di trovare e costruire una piattaforma comune in modo da avere uno spazio condiviso di discussione e di crescita. Si è sentito parlare nel corso di tutti gli interventi passati di questa necessità che abbiamo, che sentiamo più o meno tutti, di avere uno spazio comune per noi, per poter lavorare nel modo più opportuno, ma anche per il cittadino, per poterci trovare, per potersi informare su quello che facciamo e per avere un posto unico dove poter trovare tutte le informazioni senza disperdersi in quei meandri della rete che abbiamo anche, per nostra colpa, per nostra responsabilità, contribuito a costruire. Per venire a questo risultato, essendoci consultati, diciamo, premetto che al tavolo prendono parte persone provenienti da molte realtà organizzative romane. Parliamo di organizzatori, amministratori e moderatori del Roma5Stelle.com, amministratori del Roma5Stelle.it, tra cui mi includo, rappresentanti e persone che lavorano quotidianamente nel blog della Lista Civica Romana, parliamo del tavolo web, del meetup Grilli Romani, di altri meetup presenti sul territorio da anni. E tutte queste persone, diciamo, noi tutti, una volta che ci siamo confrontati, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che non si può prescindere per prendere questo tipo di decisioni da una votazione allargata a tutti gli elementi, a tutti i membri della nostra community, e perché non possono che essere gli attivisti, ovvero i cittadini che decidono di attivarsi, a delineare come dovrà essere poi questa piattaforma. E abbiamo quindi messo insieme, abbiamo quindi costruito una piattaforma di voto utilizzando un software che era già disponibile insieme alla nostra community, e che è oggi l'occasione che tutti hanno per dimostrare che vogliamo davvero una community romana partecipata. Il tavolo, che in questi ultimi mesi ha organizzato le attività di questa piattaforma di voto, è un tavolo aperto, gestito in modo totalmente trasparente, al quale può prendere parte chiunque, qualsiasi attivista che abbia interesse a organizzare consultazioni democratiche e partecipate, oppure a tenere informate le piattaforme operative e divulgative che ritiene opportuno. In molti avete detto: non riesco a acquisire determinate informazioni, non so chi comanda, non so chi prende le decisioni, non so chi tiene le redini. Io vi chiedo di non limitarvi a una ricezione passiva di queste informazioni, non aspettate che siano gli organizzatori a bussare alla vostra porta, fate delle domande, chiedete, informatevi, perché questo tavolo ha molte di queste risposte, ha lavorato per mesi per trovare queste risposte e non vede l'ora di comunicarvele. Lo abbiamo fatto con tantissime persone che si sono avvicinate e ci hanno chiesto, abbiamo risposto a moltissime domande che sembravano inizialmente irrisolvibili, quindi vi invito a partecipare. Questo tavolo, in quanto prevede rappresentanti provenienti da tutte le realtà che ho descritto, è la cosa più vicina a un organo di terze parti che siamo riusciti a produrre, nel senso che non fa sconti o favoritismi a nessuno. Questo è vero nel bene e nel male, il che significa anche che chiunque decida di astenersi dal prenderne parte lascia di fatto che siano gli altri, evidentemente più interessati al progetto, a decidere per lui. Esortiamo quindi a partecipare al tavolo e all'attività della piattaforma di voto, e se ovviamente avete l'interesse a dare alla community romana il diritto decisionale che secondo noi merita, attraverso consultazioni sulle quali chiunque ha la possibilità di intervenire e che non siano pilotate in nulla dalla volontà di singoli individui. Questo è in sintesi quello che abbiamo fatto, quello che facciamo, quello che vogliamo fare. Concludo, se ho tempo, per rispondere a un altro grande punto interrogativo, una domanda che ci viene spesso fatta, ovvero quale sia, o per meglio dire quale vogliamo che sia, l'ambito di queste decisioni che la comunità di attivisti romana si propone di prendere con le consultazioni svolte attraverso questo strumento, questa piattaforma di voto. La risposta che ci siamo dati tutti insieme è stata la seguente: la piattaforma di voto, per forza di cose, ora come ora, quella che abbiamo tirato su, di cui vi ho parlato, non è uno strumento certificato e garantito dal Movimento 5 Stelle e non può quindi ospitare consultazioni diverse da quelle relative all'organizzazione interna di noi attivisti, ovvero noi che ci riconosciamo all'interno di questa community e che vogliamo proseguire questo percorso di impegno comune. Questo però non lo dobbiamo prendere come in modo riduttivo. È uno strumento molto utile, come ha già dimostrato con le recenti consultazioni alle quali mi auguro molti di voi
avete partecipato, per risolvere le problematiche organizzative interne che affliggono da tempo la comunità di attivisti romana e per garantire, perché no, la necessaria e auspicabile rotazione di determinati incarichi funzionali. Io ho concluso. Grazie. Tavolo cultura Gianna Guerini. Le domande le scrivete, grazie. Ah, ho dimenticato di dire, quelli sono i contatti, lo dico velocemente, quelli sono i contatti del tavolo. Se volete fare domande, farne parte, quello è l'indirizzo web al quale, tramite il quale potete chiedere accesso. Siete tutti benvenuti, non ci sono limitazioni o barriere di alcun tipo. Vi aspettiamo. Non avete un posto dove spostate le vostre cose? Sì, sì, è quello. L'ho scritto questo qui. Pubblicamente accessibile, in lettura a chiunque e in scrittura a chiunque faccia richiesta di scrivere. Accettiamo tutti, nessuna esclusione. Gentilmente le domande dopo, per favore, non interrompere. Dunque ringrazio gli organizzatori di questo incontro, che mi sembra dopo tanto tempo che sia la prima volta che la comunità romana cerca di rincontrarsi come attivisti, quindi grazie davvero agli organizzatori. Io leggerò più velocemente possibile perché mi è stato detto che è ridotto il tempo a disposizione, quindi scusatemi se non potrò essere chiara come vorrei. Allora, l'attività del tavolo cultura, il tavolo è un tavolo tematico attivo dall'aprile del 2012 ed è aperto a tutti perché il movimento, a differenza dei partiti tradizionali, non ha una base circoscritta e non fa politica. La nostra base è la cittadinanza e la nostra attività politica si traduce nelle proposte e nei pareri che il tavolo fornisce ai portavoce. Il tavolo è acratico, cioè è senza comandanti e senza capi, perché il movimento non prevede strutture gerarchicamente organizzate e per il suo funzionamento il tavolo si è dato delle regole che rispettano i principi democratici dettati dal nostro ordinamento giuridico. Gli obiettivi. Il tavolo è teso a raggiungere l'obiettivo principe del movimento, cioè la formazione della coscienza critica del cittadino, mediante l'attuazione di quei valori costituzionali che vediamo ogni giorno ignorati, calpestati e stracciati. Il tavolo tende poi a fornire il suo lavoro di indirizzo, consulenza, proposizione e controllo dei temi in discussione. È un processo e una strategia di attivismo che il tavolo ha messo in atto sin dal suo nascere, con l'elaborazione partecipata e condivisa del paragrafo cultura del programma elettorale delle amministrative 2013 di Roma. L'attività del tavolo nella realizzazione dei suoi obiettivi risulta bidirezionale, è volta da una parte alla crescita interna del gruppo in termini di cittadinanza e dall'altra parte è volta al supporto dei portavoce di ogni livello istituzionale, nella consapevolezza che su ogni tematica politica spesso insistono contemporaneamente le competenze di livelli istituzionali diversi. Infine, il tavolo cultura tende alla collaborazione con tutti i gruppi di lavoro esistenti, siano essi territoriali o tematici, con molti dei quali collabora da tempo e il cui numero si va man mano ampliando. Il metodo. Il tavolo ha sviluppato un metodo di lavoro ormai collaudato, ma che va continuamente perfezionandosi. I problemi vengono affrontati in modo costruttivo, andando oltre la critica, per quanto forte e decisa possa essere, ed a fronte anche di posizioni di dichiarata opposizione interna. Il tavolo si pone come generatore e elaboratore di idee apportate liberamente da chiunque e con i mezzi che chiunque preferisce. Il tavolo ha un referente pro tempore con incarico trimestrale. L'attività del tavolo si esplica mediante riunioni fisiche, discussioni vis-à-vis sulle piattaforme informatiche, gruppi di lavoro dedicati, gruppi di studio, incontri con esperti di varie discipline e di chiara fama. I gruppi di lavoro si creano spontaneamente intorno ad una tematica di interesse comune su iniziativa di uno o più attivisti che si organizzano autonomamente. Al termine del suo lavoro, il gruppo sottopone alla discussione e all'approvazione del tavolo, che si riunisce mediamente ogni 15 giorni, i documenti prodotti, i quali una volta condivisi vengono trasmessi ai portavoce di riferimento dell'appropriato livello istituzionale.
Gli argomenti vengono sempre trattati a partire dallo studio e dall'analisi degli stessi, studio e analisi basati sulla preparazione, la competenza o anche la semplice passione di cui dispongono gli attivisti. Grazie a tale metodo, il tavolo cultura, a differenza del tavolo urbanistica che abbiamo sentito stamattina, può vantare al suo attivo la conservazione di un archivio cospicuo di documenti prodotti, proposte, considerazioni e pareri, ma anche la nascita di un gruppo autonomo, il gruppo università. Quello che infatti avrebbe potuto essere motivo di scissione e di competizione si è invece tradotto in un grande reciproco arricchimento, perché il gruppo università, trattando esclusivamente tematiche specifiche, entra costantemente in sinergia e collaborazione col tavolo cultura e viceversa. Il tavolo cultura, grazie infine alle iniziative di alcuni portavoce nazionali, è entrato in contatto con i tavoli cultura di altre città e di altre regioni, Milano, Torino, Napoli, L'Aquila, Sicilia, eccetera, con i quali ha iniziato un rapporto di scambio e di confronto. Gli strumenti. Il tavolo cultura riconosce come unica piattaforma ufficiale il sito peppegrillo.it. Dopo la crisi della piattaforma Roma 5 Stelle nelle due versioni .com e .it, per evitare di rimanerne travolto e per continuare nonostante tutto la sua attività, il tavolo ha cominciato ad avvalersi di due strumenti informatici, un meetup Roma Cultura 5 Stelle Oltre ed un profilo Facebook Tavolo Cultura Roma M5S. Il profilo Facebook è una piattaforma di incontro e di discussione aperta a tutti, con poche ma ferme regole. Niente pubblicità, niente volgarità di espressione, niente attacchi personali, argomenti strettamente inerenti alle tematiche svolte dal tavolo. Il meetup è invece lo strumento operativo del tavolo, archivio, raccolta di pareri, eccetera, e le sue regole di gestione sono dichiarate in modo limpido ed esauriente. Nato nel febbraio 2014, proprio a seguito della citata crisi del forum.com.it, il meetup si è dato infatti un regolamento che rispondeva alle esigenze ed anche ai timori che aleggiavano in quel momento. Attualmente il regolamento è in fase di revisione perché è ritenuto ridondante ai fini precisi del meetup, che, riteniamolo, è nato per essere soltanto lo strumento operativo del tavolo. Criticità rilevate dal tavolo in ordine ai temi proposti dall'Assemblea. Per quanto riguarda le problematicità, per così dire, interne, si rivela la tendenza da parte di molti singoli o gruppi a considerare il tavolo in base a pregiudizi di diversa natura, originati, come sempre i pregiudizi, dall'ignoranza nel senso etimologico del termine, cioè dal fatto che non si conoscono né le persone che compongono il tavolo né le attività che esso svolge. Si rileva poi da parte di molti attivisti, sia vecchi che nuovi, la tendenza a considerare il tavolo come quello che nella politica tradizionale è chiamato quadro dirigenziale, cioè la struttura mediatrice tra la dirigenza apicale e quella che con proprietà di termine questa volta viene definita base. Grande è dunque l'impegno degli attivisti del tavolo per far capire che, primo, il tavolo è costituito da attivisti impegnati e non da persone con ruoli da difendere o da rappresentare. Secondo, che la politica deve essere soprattutto impegno civico. Terzo, che il tavolo non è che lo strumento per meglio adoperarsi in tale impegno. Il tavolo, infine, non ha mai rilevato chiusure di nessun tipo da parte dei portavoce a cui si è rivolto, ed ogni divergenza eventualmente sorta è sempre stata appianata con spirito costruttivo messo in campo da tutte le parti in causa. Circa le problematicità esterne al tavolo, per quanto riguarda l'organizzazione, dopo le elezioni 2013 si è dato il via ai tavoli di lavoro territoriali. Abbiamo ritenuto errata questa impostazione perché, secondo noi, come sottolineava stamattina anche il referente del tavolo urbanistica, si deve partire dai contenuti e questi contenuti vanno poi declinati a livello territoriale. La scelta del tavolo, quindi, è stata quella di continuare così come aveva iniziato e forse è per questo che lo sforzo maggiore del tavolo fino a oggi è stato quello di essere coinvolto negli eventi organizzati dal movimento romano. Il tavolo, ad esempio, è stato spesso dimenticato dagli organizzatori. A San Giovanni, per la chiusura della campagna elettorale delle europee, i volantini che venivano fatti circolare fornivano un'email che non corrispondeva a quella in uso nel tavolo. Per l'evento Italia 5 Stelle, il tavolo cultura non ha avuto la possibilità di gestire un gazebo e dobbiamo solo all'ospitalità dei portavoce della Regione Lazio e dei portavoce europei aver avuto la possibilità di realizzare due soli eventi, per quanto molto importanti e significativi, cioè l'incontro con un giornalista editorialista del Fatto Quotidiano, Mario Lilli, e la riunione di tutti i tavoli cultura d'Italia. Per quanto riguarda la comunicazione, non ripeterò quanto già è stato qui detto più volte, segnatamente dal tavolo urbanistica, cioè che bisogna
partire dai contenuti. E diciamo che i problemi che riscontra il tavolo, cioè quello appunto che è stato sottolineato più volte, il non sapere cosa fanno gli altri e non riuscire a far conoscere quello che il tavolo fa, potrebbero senz'altro essere risolti mediante un circuito comunicativo unitario che sia però calibrato sulle reali esigenze dei diversi gruppi di lavoro, che siano territoriali o tematici, cioè una rete comunicativa che permetta contratti trasversali fra tutti i gruppi di lavoro, ma non una piattaforma informatica precostituita a cui i vari gruppi di lavoro debbano adattarsi, perché questa, è dimostrato, non è una soluzione né efficace né efficiente. Grazie. Politiche sociali, Rolando Brunetti Tozzi. Siamo in streaming? Sì. Sì, quindi allora scusate, ma è importante. Amore, questa sera le polpettine cortesemente per fare un ordine le patatine sporcherelle. Devo parlare con. Scusate, ma è importante, mia moglie è più importante. Grazie. Torno ad essere serio, ma è difficile. Politica sociale. Torno ad essere serio, scusate. Allora, gentili signore, devo leggere purtroppo. A me piace parlare a braccio, però è un documento condiviso, quindi devo per forza leggerlo. Siamo un gruppo unito, quindi comandano loro. Gentili signore e signori, mi chiamo Rolando Proietti Tozzi, sono stato nominato relatore per il tavolo politiche sociali. Ringrazio voi tutti per la presenza ed in particolar modo gli organizzatori di questo evento per l'invito, che ha come tema organizzazione e comunicazione. Vorrei fare una brevissima premessa, parlerò a nome del gruppo, degli attivisti tutti, quindi mi scuso sin d'ora se qualche volta dirò io o miei, ma è un gruppo molto coeso, quindi mi scuso di nuovo. Mi prenderò altri 30 secondi per illustrarvi il tavolo delle politiche sociali, che comprende tematiche che vanno dai minori agli anziani, per passare alle patologie invalidanti ed infine al fattore sociale, come nuove povertà e discriminazione razziali. Passiamo alla slide. Praticamente sul primo punto, la scarsa sinergia tra i tavoli comunali e municipali. E, cortesemente, quando mi fa la foto prendila bene, perché sennò mi viene male, grazie. Allora, su questo punto, la scarsa sinergia tra i tavoli comunali e municipali, vi vorrei raccontare un aneddoto. Allora, nel mese di ottobre siamo stati contattati per aiutare un comitato promotore per la chiusura graduale dei campi Rom, punto fondante del programma per le elezioni comunali, che prevedeva quindi la graduale chiusura e l'inclusione dei Rom. Dovevamo raccogliere 5.000 firme in 3 mesi per presentare una delibera di iniziativa popolare. Sembrava una buona iniziativa ed anche fattibile, perché erano anni che esisteva un sottotavolo che si stava occupando di questo problema. Avevamo molto materiale cartaceo, integrato con alcuni video, uno sul degrado lungo il Tevere e l'altro su un vecchio filmato di Report della Cabanelli del 2007, quindi vecchio di 7 anni, dove si denunciava la commissione politico-mafiosa del fenomeno dello sfruttamento dei Rom e della ghettizzazione dei campi. Chiedemmo un incontro con tutti i rappresentanti comunali e municipali e nello stesso tempo iniziamo ad informare i vari attivisti nei municipi che ci ospitavano. Purtroppo l'incontro non ci fu concesso, solo alcuni municipi sembravano interessati al problema. Non ci perdemmo d'animo e iniziamo tra mille difficoltà il nostro lavoro di denuncia. Nel frattempo scoppiò lo scandalo di Mafia Capitale. Il progetto naturalmente fallì perché raccogliemmo solo 2.500 firme, ma la nostra soddisfazione
fu ripagata nell'aver denunciato per primi lo scandalo di Mafia Capitale. Se qualcuno se lo ricorda, sono stati i primi. Capimmo quindi che c'era una scarsa sinergia tra tavoli comunali, municipali e nazionali per tematiche che riguardavano Rom e l'immigrazione, tematiche molto importanti. Il secondo punto è la bassa partecipazione degli attivisti ai lavori dei tavoli e l'abbandono, non so, sugli altri tavoli, noi abbiamo una mail list di circa 70 persone, poi alla fine siamo circa quelli veri, siamo una ventina. Poi abbiamo un'eccessiva presenza di gruppi Facebook, forum, WhatsApp, molto spessa e dispersiva. Poco sviluppata linea di azione unitaria tra i livelli locali e nazionali, come ho denunciato prima. Mancanza di regole chiare, uniche, condivise per quanto riguarda l'organizzazione e il lavoro dei tavoli e gruppi di lavoro. Praticamente c'è una mancanza di linea guida. Ecco, quello che vogliamo sono queste benedette linee guida che dovrebbero essere messe a punto. Adesso passiamo ai punti di forza. Il primo punto di forza, vorrei evidenziare qui il primo punto, però questa volta è positivo, non è negativo come l'altro. Le pagine Facebook e le portavoce sono molto utili per avere informazioni su orari, commissioni, ciò che accade nei consigli. Il portavoce comunale che si occupa di politiche sociali ci evidenzia con i nostri nominativi sulla pagina Facebook, come tutti sappiamo ci tagga praticamente, quando ci sono le commissioni che ci riguardano. Quindi conosciamo luogo, orario e tematica specifica. In molte di queste supportiamo con domande preparate oppure con domande o interventi fatti secondo lo svolgimento della commissione. Ecco, la nostra soddisfazione di attivisti è sentir parlare il o la, in questo caso portavoce, come se fossimo al suo posto. In alcuni casi sono stati interventi specifici da attivisti e questo ci ha gratificato moltissimo. Altro punto di forza è sviluppare il forum.it, cioè sviluppiamolo, una piattaforma deve essere sviluppata per queste problematiche. Continuiamo con le proposte. Utilizzo appunto di una piattaforma unica dove inserire il materiale prodotto e avviare discussioni e di un Google Groups per le comunicazioni interne, più WhatsApp. Creazione figura del responsabile della comunicazione, questo è il punto B, creazione figura del responsabile della comunicazione all'interno di un tavolo di lavoro da affiancare al coordinatore, in carica sei mesi. Praticamente questa è la creazione del responsabile della comunicazione, che poi deve aiutare